Dunque, cominciamo? 1.10 direi che possiamo partire. Conoscete tutti questo giochino? Razzle? Siete capaci a farlo? Non a giocarci, a programmarlo. Poco per volta proviamo a farlo. Ok? È un modo diverso, ieri avete fatto gli esercizi sui castelli fatati, sui numeri, eccetera, ma si trattava di trovare dei percorsi su una mappa, no? Su una scacchiera. E qui anche, solo che ovviamente sono girato sotto forma di gioco, anche tra l'altro molto interessante. Dal punto di vista algoritmico, per la velocità, no? Con cui si riesce a lavorare, riesce a fare i confronti su dizionari anche molto ampi. Quindi io ho pensato di proporvi una serie di esercizi, di cui adesso facciamo il primo, poi qualcosa faremo in laboratorio, qualcos'altro lo lasciamo al divertimento vostro, perché da un certo punto in avanti ci tratta di divertimento, per costruire un gioco molto simile, oppure qualche variante intorno a questo gioco. Okay? Ricordiamo il gioco che cos'ha, qual è la caratteristica principale. È quella di fornire una griglia di 4x4, 16 caselle, ciascuna delle quali contiene una lettera dell'alfabeto, e il gioco consiste nel trovare la sequenza di lettere più lunga possibile, oppure il maggior numero di sequenze di lettere, che siano parole di senso compiuto, quindi parole appartenenti a un dizionario, e presenti sulla scacchiera attraverso una serie di caselle sempre adiacenti l'una all'altra senza mai passare due volte dalla stessa casella. Ok? Quindi, ingrandendo questa immagine, questa è una fotografia che ho trovato, un'immagine che ho trovato su internet, K-A-N-I è una parola lecita. No? Ammesso che esista, ovviamente. Qui in questo caso fa vedere la composizione della parola Raden, che in qualche lingua probabilmente avrà senso, e così via. Parto da una casella qualsiasi e mi sposto, spostandomi ogni volta su una casella adiacente e adiacente in una qualsiasi delle 8 direzioni possibili. Quindi dalla A potrei spostarmi verso la I, la T, la K, la D, la N, l'altra N ancora, ma non tornare indietro sulla R, cioè non posso mai usare due volte la stessa casella. Poi vabbè, il gioco dà segno dei punteggi sulla base della difficoltà della lettera, quindi vedete che in angolino in alto a destra c'è il punteggio di quella casella, poi ci sono dei potenziamenti, doppi punti per la lettera, doppi punti per la parola, eccetera, eccetera. Quelli, diciamo, sono relativamente facili da aggiungere una volta che uno ha tutto il resto. Ok? Allora, questa è quindi la dinamica è molto semplice, il gioco genera una griglia, il giocatore deve trovare le parole su questa griglia. Poi il fatto che si faccia con modalità touch è molto più dinamico, ma dal punto di vista algoritmico quella è la caratteristica. Allora, volendolo costruire per gradi, penso che il primo grado, il primo livello, sia riassumibile qua, quello che ho chiamato esercizio 1. Che proviamo a fare insieme oggi. Il programma dovrà permettere, vabbè, di generare una griglia casuale 4x4 di lettere. Questo qua si aggancia alla frase sopra che dice realizzare un programma per giocare al famoso gioco. Quindi il programma dovrà permettere di generare una griglia casuale di 4x4 lettere, che è quella che vediamo qua come esempio, e in una prima fase, per semplificarci la vita, per fare le cose per gradi, l'utente potrà inserire una parola e la faccio inserire attraverso una casella di testo, una normale casella di testo, e non ancora pigiando sui tasti. Uno, perché col mouse è scomodo, avendo la tastiera davanti al naso, e due, perché vabbè, possiamo poi arrivarci dopo, no? Però il primo passaggio è far sì che il programma generi una matrice di lettere e che l'utente possa provare a inserire dei tentativi sotto. Quindi lo facciamo in una modalità molto semplice, una casella di testo, un bottone cerca. Poi qui a fianco ho messo un bottoncino con la freccia circolare che indica ricaricano, generano una nuova, visto che qua non abbiamo il tempo ancora,
per provare, genero ogni volta, se premo quel bottoncino, voglio generare una nuova griglia. Quindi l'utente potrà inserire una parola, il programma dovrà dire se tale parola è presente sulla tastiera, sulla griglia, tastiera non vuol dire niente, ho sbagliato a scrivere, sulla griglia oppure meno. Quindi in questo caso la parola Reo su questa griglia è presente, in questo caso la parola Vanessa, anche se sembra, via N, ma non c'è perché manca la finale essenzialmente, no? Ci manca una A per far Vanessa, e quindi dice che non esiste. Questo è il primo livello. Allora, se ci pensiamo, questo è un esercizio che si presta tantissimo a essere risolto mediante la ricorsione. Perché ogni volta, pensate a questo qua di Vanessa, di V ne ho due. Allora, per sapere se Vanessa è presente sulla scacchiera, devo prima chiedermi, è presente una parola Vanessa che inizia con questa V? Sì, no? Oppure è presente una parola Vanessa che inizia con quest'altra V? Sicuramente non inizia con la K, Vanessa. Se c'è, non inizia con la K, inizia con la V. Ma di V ne ho due. E allora ricorsivamente mi chiederò, ok, facciamo finta che inizi con questa V. Allora vorrà dire che tra le adiacenti di questa V ci deve essere una A. In questo caso, di A adiacenti a questa V non ce ne sono, e allora dopo il primo passaggio mi fermo già. Ma se ci fossero, dovrei andare a vedere se tra le adiacenti di questa A ci fosse un'altra, no, una N, e così via. E a ogni passo, quando mi chiedo tra gli adiacenti del punto in cui sono arrivato, c'è una E, ho sempre il rischio, o la fortuna, vedete come volete, che ce ne sia più di una. E se ce n'è più di una, devo provarle entrambe. Allora, provate a risolvere sta roba senza ricorsione. Se non vi si annoda il cervello, ci mettete due anni. Perché devi tenere traccia delle parti, dei cammini che hai già esplorato. Se fosse una cosa lineare, una stringa, è più facile. Forse così, ma dentro questa stringa c'è quest'altra, sì. Vado avanti, vado indietro, solo due direzioni. Ma visto che qua ad ogni passo ho otto direzioni, alcune delle quali le scarto perché non contengono la lettera che mi serve, ma altre le devo considerare, e se non va bene una, devo provare l'altra. Pensate qua quando sono arrivato alla via N e poi devo scegliere la E. E io ho due possibilità, questa E e quest'altra sotto. Quella sopra, magari la scelgo prima, perché viene prima, chi lo sa, mi porta SS e poi non trovo la A. E quindi mi fermo. Ma non posso ancora dire che non c'è la parola. Perché avevo lasciato in sospeso quest'altra E, che era una potenziale candidata. E allora, dopo aver esplorato questa strada, dovrò esplorare A, N, E, poi mi fermo subito, perché dopo questa E non c'è nessuna S. Quindi è un tipico ricerca di un percorso all'interno di una serie, di nuovo, una griglia quadrata, come quella del castello, in cui ad ogni passo io so qual è la caratteristica della prossima casella che devo cercare. E devo cercare di andare più lontano possibile, arrivando fino alla fine della parola. I vincoli che ho, ovviamente, è che posso ad ogni passo considerare solamente le caselle che contengono la lettera che mi serve, non devo mai uscire dalla griglia e non devo mai, questo ci complicherà la vita, ripassare due volte la stessa casella. Poi se ci avete giocato davvero sapete che i giri che faccio a volte sono molto contorti, nel senso che io posso andare su, tornare su, incrociare, il percorso si può incrociare, basta che non riusi la stessa casella, lavorando in diagonale non si fanno molti giri strani. Adesso qua non vengono fuori queste tastiere qua, che sono state, queste griglie qua che sono generate casualmente, sono ingiocabili, no? È impossibile trovare delle parole sensate, se non Reo, di tre lettere, sono tutto contento, ma non è neanche arrivato al primo tentativo. Vabbè, ma poi ci arriveremo. No? Ad esempio qua già subito capiamo che le lettere, per giocare delle partite, cioè un minimo decenti, bisogna fare in modo che abbiano delle frequenze, no, queste sono state a caso. Ogni lettera dall'A alla Z ha la stessa probabilità di uscire. Vengono fuori queste qua.
bisogna dare alle vocali più probabilità di uscire rispetto alla K o alla Z, ma ci arriviamo per gradi, ok? Cioè, definiamo prima la logica di gioco. Allora, come lo affrontiamo? Bisognerà avere anche qua una rappresentazione del problema e un algoritmo risolutivo. La rappresentazione del problema è, in questo caso, molto semplice, una mappa, cioè una griglia di 16 posizioni, ciascuna posizione contiene una stringa. Quindi mi viene naturale vederla in termini di struttura dati come una mappa che collega a una posizione la stringa, la lettera, no, che contiene. Quindi la scacchiera, il modello del mio problema, è una mappa che mette in relazione ad una determinata posizione una determinata stringa, di un carattere, una lettera, alfabetica maiuscola. Secondo, ho un algoritmo che, presa questa mappa, preso lo stato del sistema e data una stringa che l'utente ha inserito, mi dice c'è o non c'è. E questa è la parte algoritmica. Non ho nessun metodo a livello di collection che mi dice c'è questa parola, me lo devo costruire io andando a navigare tra tutti i possibili, costruirmi tutti i possibili percorsi, esplorando tutto il possibile spazio di ricerca che mi è offerto da quella mappa, vincolato da quella parola. Poi sopra c'è un vestito grafico, va bene. Ma la sostanza è quella. Ok? In questa prima variante non facciamoci ingannare dal gioco completo, non c'è il controllo, non ho chiesto che ci sia il controllo che la parola esista nel dizionario. Ok? Quindi in questo caso, se io scrivessi PJQQSI, direbbe che la parola esiste. Perché esiste sulla scacchiera, non esiste nel dizionario, ma il dizionario lo vediamo più avanti perché dovremmo poi agganciarci al database. Ovviamente uno... Io poi da questo esercizio qua ne ho pensato tutta una serie di varianti, estensioni, no? Da proporvi. Ma partiamo da questo. Allora, io partirei, anche qui, creando prima il progetto JavaFX, così ce l'abbiamo già. Ma cercherei di concentrarmi per primo sulla parte algoritmica, perché poi se quella ce l'abbiamo giusta, fare un controller che chiami i metodi giusti è facile, no? Alla fine il mio controller dovrà fare poca roba, nel senso che dovrà gestire un bottone tipo genera una griglia nuova e l'altro bottone tipo cerca una parola. Ma poi questo qua chiamerà i metodi del model, il quale deve farsi il lavoro vero. Quindi concentriamoci, iniziamo a partire dal model e poi se ci resta tempo lo mettiamo in bella, altrimenti lo richiamiamo interattivamente. Ma lo faccio già dentro il progetto JavaFX, poi ce l'abbiamo già pronto. Okay? Allora, facciamo un nuovo progetto, sempre JavaFX, lo chiamiamo MyRazzle. Esercizio 1, che stiamo facendo questo. Poi tecniche di programmazione. Chiamiamo così. Aspettiamo che pensi un attimo. Ce l'ho già. Per ora non fa nulla questa cosa. Ma noi concentriamoci, lasciamo ancora nudo il main, che apre la finestra e non fa nulla. Concentriamoci sulla parte bassa, sulla parte di rappresentazione dei dati, del problema e di algoritmi. Allora, noi parlavamo di modello, cioè dati la griglia, la scacchiera, è un'informazione che viene gestita dal modello dell'applicazione. Quindi la prima cosa è lavorare, decidere, ragionare su che cosa inserire dentro questo modello.
chiamiamolo pure Hazard Model. Allora, io devo avere innanzitutto la rappresentazione della griglia. Potrei pensare ad un array bidimensionale, una matrice righe e colonne. Però una matrice righe e colonne non è un oggetto, non è trattabile come un oggetto. Se io facessi una matrice righe e colonne, poi dovrei far sì che il controller possa avere accesso direttamente a questa struttura, perché non posso passargliela in modo astratto come collection, eccetera. Quindi è vero che sarebbe la rappresentazione più naturale e più efficiente, una matrice di char, però non mi permetterebbe di avere una buona separazione tra il modello e il controller. Espone troppo il dato. L'array non è un oggetto in Java, quindi non si presta, no, a essere astratto, a essere nascosto. Quindi io preferisco concentrarmi del modello, di che cosa ha bisogno, cosa avrà bisogno il controller, cosa ha bisogno il programma per farlo funzionare. E cerco di ragionare sull'interfaccia del modello, cioè quali sono i metodi che devo offrire, indipendentemente da qual è la rappresentazione interna che il modello utilizza. Okay? Allora, il cliente di questo modello, che è il mio controller, di che cosa avrà bisogno? Avrà bisogno di un metodo per creare una griglia, cioè per mettere delle lettere, e di un metodo per verificare una parola. Basta. Giusto? Poi, quindi, proviamo a partire da lì. Public. Dunque, genera una nuova griglia, random grid, void, cioè generami una nuova griglia casuale, e l'altro metodo sarà boolean check word. String word. Di tutto il resto, al controller non interessa quasi nulla. In realtà interessa qualche cosina alla vista, perché quelle lettere le devo far vedere, no? Quindi la vista deve in qualche modo visualizzare il contenuto della struttura dati interna. Ci pensiamo poi dopo come fare a metterle a disposizione. Dal punto di vista algoritmico è tutto ciò che ci serve. Ovviamente serve un costruttore . Allora dipende un attimo adesso qui quanto vogliamo fare generale o vincolata l'implementazione. Decidiamo che la griglia è 4x4 e lo rendiamo vincolato, oppure facciamo in modo che questo controller sia in grado di lavorare con griglie di qualunque dimensione e quindi quando costruisco il modello, gli passo un parametro che definisce la dimensione. A me piace di più la seconda, anche perché non ci costa praticamente nulla in più. No, se riusciamo a farlo parametrico, possiamo fare poi, quando diventiamo bravi, fare partite con una griglia da 5 anziché da 4. Quindi gli passo come parametro al costruttore un intero che è la dimensione della griglia. E crea un nuovo Hazard Model parametrizzato con la dimensione della griglia. Allora, questa è l'interfaccia esterna. Dentro, internamente, cosa devo fare? Come devo gestire i dati? Vabbè, di sicuro avrò, a questo punto, visto che l'ho passata come parametro, la dimensione della griglia. Chiamo solo size, per non ripetere il size ogni volta, e poi ho una rappresentazione concreta della griglia stessa, che potrebbe essere sotto forma di matrice, sotto forma di lista, sotto forma di hash, sotto forma di map, come volete.
scegliamone una, ma a questo punto no, dall'esterno non si vede. Allora, io la rappresentazione che mi è venuta più naturale è quella proprio di una mappa. Una mappa in cui la chiave sia la posizione, cioè riga-colonna, e il valore sia ovviamente una stringa. Okay? Così una mappa mi permette di accedere direttamente, data la posizione, al valore. Oppure mi permette, chi set, no, di avere l'elenco di tutte le posizioni, o cose di questo genere. È una struttura dati in cui il numero di elementi sarà sempre fisso. Se non ci aggiungo, tolgo cose. Quindi io l'ho pensata così. Map, dove le chiavi, la chiave è una posizione, allora la posizione non è un numero, ma è una coppia di numeri. Giusto? Riga colonna. Quindi non posso mettere, mi serve un oggetto che contenga una coppia di numeri, per usare come chiave. Me lo creo. Chiamo pos, posizione, valore, una stringa. Lo chiamo mappa, board, la scacchiera. Ovviamente map è un java.util.map, non altre robe. E pos è una classe che devo creare. Molto semplice, di fatto è un bin. Tutto in minimi termini, ma quello che chiamavamo un Java Bean, cioè una classe contenitore che contiene una coppia di coordinate. Quindi per fare le cose pulite, perché sappiamo già che questo progetto crescerà nel tempo, quindi è meglio organizzarsi già, anche se per ora è una classe sola, mettiamogli un package Bean, poi sappiamo cosa c'è lì dentro. E come Bean creiamo una classe che chiamiamo posizione. Questa è una classe banale che ha una riga e una colonna. E poi ha due pagine di codice che comprendono il costruttore, il get, il set e hash table equals. Ricordiamoci, hashCode equals. Lo stiamo usando come chiave di una mappa, quindi hashCode ci serve. Quindi, qui, a questo punto però lavora Eclipse, non lavoriamo noi. Generiamo il costruttore che prende come parametro una riga e una colonna. Va bene. Poi generiamo il getter e setter di entrambi i campi, che possono essere letti o scritti, e poi generiamo hashCode equals. Quando è che due pos sono uguali? Quando è uguale sia la riga sia la colonna. Quindi nel calcolo dell'uguaglianza e del codice di hash dobbiamo comprendere entrambi i campi. Se solo uno dei due campi è uguale ma l'altro è diverso, allora le due posizioni sono da intendersi diverse. Quindi una chiave è composta da due campi. Ok? Non sempre. Dobbiamo chiederci quali campi concorrono a identificare l'oggetto, a dare l'identità specifica dell'oggetto. In questo caso sono entrambi. E quindi vi faccio generare il codice hashCode, quello di... La funzione di default che mi dà Java è l'equals, cioè che mi dà Eclipse, è idem per l'equals. L'equals non lo devo toccare, l'hashCode, se poi mi accorgo che non funziona bene, potrei ritoccarlo. In tempo zero, diciamo così, abbiamo una classe che funziona. Funziona come? Funziona come chiave della mappa che costituisce la mia tavola di gioco. Ok, a questo punto costruire questo oggetto significa, beh, innanzitutto salvarsi la dimensione della griglia che ci interessa, quindi this.size uguale grid size, sperando che sia un valore positivo,
maggiore o uguale a 2, e poi costruire la board per la prima volta. Possiamo allora, mi sto chiedendo se è la prima volta costruirla già con dei valori casuali, oppure appena inizializziamo costruirla con dei valori fittizi, non so, un punto interrogativo, un asterisco, qualche cosa che faccia vedere che non è ancora la lettera vera. E poi la prima volta che chiamo random grid ovviamente viene è abbastanza indifferente. Diciamo, per pigrizia costruiamola prima con dei punti interrogativi, così li vediamo anche, no? Così ci rendiamo conto quando facciamo debugging, ok, l'ho creato e poi l'ho anche inizializzato. Quindi devo creare una nuova mappa, quindi board uguale new, non so, usiamo un hashmap, la pose, la string, e poi dobbiamo popolare questa mappa. Allora, questo è quasi l'unico punto in cui si scende a livello di coordinate. Perché devo creare una nuova entry in quella mappa per ogni coppia, riga, colonna di cui sarà composta la mia matrice. Quindi, for righe decidiamo di numerare le righe, non so, da 0 a 3 come normale, come naturale. Ma sapete che gli informatici sono quella gente stramba che quando conta conta a partire da 0 anziché da 1. Quindi le quattro righe sono numerate da 0 a 3 e le colonne anche. Quindi abbiamo un doppio ciclo, righe, colonne, e per ciascuna combinazione di riga e colonna generiamo una nuova posizione e la inseriamo nella mappa con un valore fittizio, perché la lettera non l'abbiamo ancora generata. Quindi pose p uguale new pose riga colonna, pose non pause. Quindi la prima oggetto che genero sarà quello nella posizione 0,0, l'angolo in alto a sinistra, riga 0, colonna 0, e lo metto nella mappa put nella posizione che ho appena creato e il valore stringa gli posso mettere il punto interrogativo. Così inizializzo la mappa con tutte le posizioni lecite e vabbè, il contenuto di ciascuna posizione non ancora definito. E questo come costruttore dovrebbe essere sufficiente, però. Abbiamo una mappa inizializzata con dei valori non ancora validi, non ancora leciti. Vabbè, poi li inizializzeremo anche con dei valori giusti. Ok? Vediamo cosa fa sta roba. Allora io aggiungerei a scopo di debug un altro metodo, magari privato, chiamiamolo dump board, che mi stampa sul system.out la configurazione attuale della matrice. Ok? Così riusciamo a vedere cosa fa il programma. Potrei ragionare per righe o per colonne, ma un modo ancora più veloce a questo punto, avendo la mappa, è ragionare per posizioni. Dammi tutte le posizioni che ci sono nella griglia. Basta far così.
Quali sono tutte le posizioni della griglia? Board, che è una mappa, keyset. Keyset, ricordiamocelo, è un insieme di tutte le chiavi, distinte tra di loro, ovviamente perché le chiavi non possono essere duplicate, che abbiamo inserito nella mappa. Quindi questo ciclo mi analizza, non devo più fare il doppio ciclo, row, call, eccetera, eccetera. Cioè, domani diventassimo folli e volessimo fare il raster tridimensionale, questo metodo qua continua a funzionare. Tutte le posizioni che ho caricato, 4x4, 3x3, 5x5, quelle che ci sono. Per ciascuna posizione voglio stampare il contenuto. Quindi farò un system.out.format e stamperò riga, colonna, lettera. Per ogni posizione stampami la riga, la colonna e la lettera corrispondente. Quindi la riga cos'è? P, P è la nostra posizione, get row, P, get call, e poi la stringa lo prendo da board, punto get di P. Interrogo la mappa e gli chiedo, senti cara mappa, cosa c'è in questa posizione P? E mi dirà, punto interrogativo. Giusto? Dimmi. No, potresti scrivere p.getRow più aperte virgolette, virgola spazio, chiuse virgolette più, lo trovo più leggibile semplicemente. E in più posso modificare la formattazione. Cioè, se io volessi che quell'intero fosse su due caratteri, allineato a destra, allineato a sinistra, posso usare, mentre invece se le concateno col più, mi becco ciò che mi dà il toString e me lo tengo. Quindi di fatto viene chiamato toString su ogni singolo elemento. Invece qua ho più controllo sulla formattazione, oltre che secondo me è più chiaro, anche un po' come facevo con le query, non sul prepare statement, separo il template dai valori, ma alla fine fa la stessa cosa, compone una stringa. È un metodo un pochino più sofisticato per comporre la stringa. Ma anche perché col più aperte e chiuse virgolette io mi perdo. Forse non solo io. Ok, proviamo a vedere se funziona. Come facciamo a provare a vedere se funziona? Beh, alla lunga questi metodi qua saranno richiamati dal controller quando l'utente farà delle cose, eccetera, eccetera. Ma se noi vogliamo cominciare a provare questa classe, i metodi di questa classe, senza ancora inserirla nell'applicazione complessiva, lo possiamo fare facilmente definendo un main all'interno della classe stessa. Se vogliamo il germe dello unit testing, no? Ogni classe, che sia un pochino complicata, ha dentro un main, e quindi se lancio quella classe lì, il main di quella classe lì farà una serie di operazioni di test della classe stessa. Poi quella classe non è pensata per essere un programma principale, è pensata per essere usata da altri, ma perlomeno ho una serie di operazioni che mi permette di testarla in isolamento. E tra l'altro, magari vedremo che il fatto di riuscire a risolvere, diciamo così, il gioco del razzo direttamente dentro questa classe, senza bisogno del controller grafico, ci rende ancora più, diciamo così, sicuri del fatto che abbiamo fatto un buon lavoro separando bene la logica dalla presentazione. Quindi io vorrei riuscire a vedere questa matrice, allora definisco un main, public static void main string array arguments, e cosa faccio? Provo a fargli creare un oggetto e farlo stampare. E poi faremo generare dei valori casuali, facciamo stampare e via via. No? Facciamo un po' di prove.
Quindi creo un nuovo oggetto di tipo Russell Model, uguale new Russell Model, a cui passo una dimensione 4. Facciamo una prova, proviamo a mettere 4. Qui ho chiamato il costruttore, se non mi dà errori di null pointer, exception o cose varie, dovrei essere in grado di poter vedere il contenuto che è stato creato. Adam Borg. Ricordiamoci, dal main non possiamo chiamare direttamente i metodi, perché il main è una funzione statica, non può chiamare metodi dinamici e usare o vedere delle variabili dinamiche di istanza. Quindi dobbiamo sempre delegare tutto a un oggetto che creiamo dentro il main. Quindi creiamo un'istanza di noi stessi e poi ci facciamo fare le cose, ci chiediamo di fare le cose. Ok, vediamo cosa succede. A questo punto, attenzione, facciamo eseguire il programma partendo da Russell Model, non dal main. Il main non fa niente, cioè mi genera una finestra vuota, ma non è per nulla collegata col lavoro che abbiamo fatto finora. Quindi faccio, parto, diciamo, mi è certo di aver selezionato Russell Model e lo faccio partire come applicazione. Ecco qua. Ha fatto delle cose e tra queste cose stampare. Quindi ho eseguito quel main. Allora, ovviamente sono disordinati, perché questa è una mappa. Un hash map, è un hash, in un hash map, ma in generale nelle mappe, le chiavi non sono ordinate. Anche perché non abbiamo mai definito qual è il criterio di ordinamento di una chiave. Avremmo potuto definire una tree map, ma non la facciamo perché non abbiamo ancora parlato degli alberi. La tree map mi garantisce l'ordinamento delle chiavi, ma devo definire quando è che due posizioni, come si ordinano le posizioni. E definire di fatto il compare, to, che non abbiamo fatto. Ma vabbè, a parte il fatto che sono disordinate, che non ci crea scompiglio, vediamo solo che non siano duplicate, che ce ne siano 16, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 non 16, di doppie non mi sembra di vederne. Boh, sembra che vada bene. Allora, a questo punto possiamo provare a fare un passo in più. Facciamo generare una griglia casuale. Quindi sappiamo che adesso il Russell Model, il costruttore funziona e genera una mappa contenente dei punti interrogativi, ma della dimensione giusta, con le coordinate giuste, eccetera. Random grid, vabbè, cosa farà? Prenderà di nuovo tutte le posizioni della griglia e per ciascuna posizione ci schiafferà una lettera casuale. Quindi, for post p due punti board.keyset non lavoriamo con doppi loop, righe, colonne, eccetera. Se riusciamo a evitarlo, lavoriamo con le collection, stiamo a un livello un pochino più alto. Iteriamo su insieme. E qua bisogna generare ogni volta una stringa nuova che contenga un carattere. Per farlo potremmo usare la classe random, che genera dei numeri casuali, ad esempio. Quindi un oggetto R java.util.random e cosa faccio? Gli faccio generare, devo fare random, mi genera dei numeri casuali. Avete già usato. Random è un oggetto che contiene dentro una macchina per generare numeri casuali in una sequenza
deterministica ma imprevedibile, cioè la sequenza è fissa, ma noi non riusciamo a sapere qual è. E la sua operazione è quella di darmi ogni volta il prossimo numero della sequenza. Quindi ha dei metodi che sono next, boolean, next byte, next double, next float, next int, a seconda che il prossimo numero che vogliamo, lo vogliamo codificato come double, come float, come int, eccetera, eccetera. In particolare se è un int e mi dà un valore, diciamo così, uniformemente distribuito. Ad esempio next float mi dà un numero uniformemente distribuito tra 0 e 1. Next int mi dà un numero uniformemente distribuito tra 0 e il massimo possibile intero, generato in modo casuale. Quello più utile è questo next int col parametro n, che ritorna un numero per modo casuale distribuito uniformemente tra 0 e il valore specificato escluso. Se chiamo next int di 10 come parametro, mi restituisce un numero casuale intero uniformemente distribuito tra 0 e 9. Ok? Allora, noi dobbiamo estrarre a caso una lettera dell'alfabeto da piazzare in quella casella. Quante sono le lettere dell'alfabeto? 26. Quindi dobbiamo generare a caso un numero casuale tra... Dobbiamo generare un numero casuale tra 0 e 25, o tra 1 e 26, ma per noi è sempre più comodo contare da 0, tra 0 e 25. Quindi, il numero, la lettera a caso, la ottengo come next int di 26. Quindi, mi tira fuori 5, e vuol dire che corrisponde alla lettera 0, 1, 2, 3, 4, la sesta lettera dell'alfabeto, che è la F. Tira fuori 25, che è il numero massimo che può tirar fuori, corrisponderà alla lettera, la 26esima lettera dell'alfabeto, che è la Z. Mi tira fuori 0, corrisponderà alla lettera A, che è la prima lettera dell'alfabeto, no? Adesso questo è un intero, io devo trasformare in una stringa che contenga quella lettera lì. Ma posso farlo, ad esempio, lavorando adesso qui, si lavora un po' a basso livello, perché dobbiamo prendere questo intero, prendere un carattere, i codici asci, così. Una cosa del genere. Cioè, ciò che sto facendo, qui sembra di scrivere in C, non in Java, queste cose qua. Apice singolo, non apice doppio. No, apice singolo rappresenta i codici asci dei caratteri, tra virgolette. In realtà i codici di Unicode non asci. Su queste lettere qua non cambia nulla. Quindi qua sto prendendo il codice di A, il codice numerico della lettera A, a cui sommo un valore a caso tra 0 e 25. Quindi se il valore è 0 ottengo il codice della A più 0, cioè sempre il codice della A, se il valore è 25 ottengo il codice della A più 25, che guarda caso è il codice della Z. Questo è un numero intero, lo converto in sotto forma di carattere. Una volta che ce l'ho come carattere, posso costruire una stringa, ad esempio col value of, che accetta anche un parametro di tipo carattere. Ci sono 2000 modi diversi di fare sta roba. Il concetto è, costruisco una stringa che contiene un unico carattere, il quale carattere è una lettera alfabetica scelta a caso tra la A e la Z. E quindi estraendo un numero casuale tra 0 e 25, tra 26 possibilità diverse. Una volta che ho questa stringa, alla fine tutto mi serviva per fare board.set, scusate, put, chiave, P, valore S.
Allora, sta roba funziona, boh, proviamo, model.randomGrid, model.dumpBoard, e vediamo, dovrebbe stamparmi a questo punto due volte il contenuto della griglia, la prima con i punti interrogativi e la seconda con delle lettere. Esatto, fino a qua ha stampato la prima volta, poi da qua le stesse posizioni sono questa volta associate a lettere alfabetiche diverse. Random, boh, abbastanza casuale. Poi se volessimo spenderci due minuti in più anziché stamparlo in questo formato, lo potremmo stampare in formato tabulare andando a iterare sulla posizione riga colonna in modo ordinato, no? Per vedercela meglio com'è. Ma tanto noi poi faremo l'interfaccia grafica, quindi l'importante è che per ora siamo sicuri che i dati ci siano, che siano corretti. Poi per metterli in bella li mettiamo in JavaText. Ma prima di passare a JavaFX, cosa manca ancora di questa classe? È quella che abbiamo sempre fatto finta di niente finora. CheckWord. La classe che, data una matrice, mi dica se contiene o non contiene la parola. Passata la parola. Se gli passo la parola stessa. Allora, come posso fare? L'ho imposto in modalità ricorsiva. Innanzitutto, il primo passo è diverso dagli altri. Nel senso che il primo passo, allora immaginiamo di costruire un percorso ricorsivamente, in cui ciascun passo cerchi di posizionare una lettera della parola. Okay? Allora, la prima lettera, un criterio per scegliere i punti in cui la posso mettere, cioè andando a cercare tutte le caselle della griglia che contengono la prima lettera della parola. Quindi è un modo di fare il primo passo. Vai a vedere tutte le posizioni e seleziona quelle che contengono quella lettera. I passi successivi, quindi in questo caso per la lettera R lui mi avrebbe selezionato solamente questa casella. In questo caso per la lettera V mi avrebbe selezionato queste due possibili caselle. Provo una e provo l'altra. Dal secondo passo in avanti di questo cammino ricorsivo che sto costruendo, il criterio è diverso. Non vado più a cercare se c'è la A, per dire la seconda lettera, in tutta la griglia, ma devo cercarla solamente nelle caselle adiacenti all'ultima, quella precedente, e che non siano ancora state visitate. Quindi, già questo, il fatto che la regola per il primo passo è diversa dalla regola per il secondo passo, ma quella del terzo, quarto, quinto passo sono identiche a quelle del secondo, ci fa pensare che ne avremo due funzioni. Una, diciamo, di prima chiamata, e poi la prima chiamata sceglie una casella di partenza, dopodiché lancia il processo ricorsivo, che parte solamente dal secondo passo, non dal primo. Il primo passo ricorsivamente non è uguale a se stesso. Poiché la seconda non è uguale alla prima, dalla prima non posso chiamare di nuovo la prima ricorsivamente. Quindi questa funzione qua, CheckWord, ci va ancora bene perché lei non è ancora ricorsiva, perché deve fare il primo passo non è. Poi da secondo in avanti sì. Allora cosa deve fare questa funzione CheckWord? Deve innanzitutto provare in tutte le caselle possibili, provare a cercare il resto della stringa in tutte le caselle possibili che inizino, cioè che contengono, pardon, la lettera iniziale della parola data. Proviamo a scriverlo. Finora non abbiamo documentato tanto per andare più in fretta, ma queste parti critiche non possiamo farne a meno. Quindi, cerca, cerca sulla scacchiera, sulla griglia, tutte le caselle che contengono la prima lettera della parola word. Per ciascuna casella, queste di tali caselle,
invoca la ricerca ricorsiva delle lettere successive. Divide e impera, mi sto chiedendo, sto separando la prima lettera dalle altre lettere. Quindi questa procedura decide la prima lettera. Trova le caselle che sono candidate per contenere la prima lettera della parola. E poi delega un'altra funzione il resto. Quindi dico, guarda, io ho già messo la prima lettera, tu metti il resto, ci dividiamo il lavoro. È un po' impari come divisione, perché la parte difficile la faccio fare all'altro, ma è una divisione. Se poi tutte e due hanno successo, abbiamo trovato la parola. Se uno dei due fallisce, non abbiamo trovato la parola. Quindi questo qua è facile, perché di fatto devo prendere tutte le posizioni possibili della scacchiera che contengono la prima lettera della parola. Quindi, anche di nuovo, vado a prendere tutte le posizioni possibili, oramai questo idioma, for p, due punti board, key set, ce l'abbiamo. Dove è andato? Per tutte le posizioni della griglia mi chiedo, questa posizione P contiene la lettera, la prima lettera della parola? Allora, if cosa contiene la posizione corrente? Contiene board.get di P. Questa è la stringa. La K, la W, la L, ciò che c'è sulla matrice. Devo prendere il primo carattere. Il primo carattere, questo è una variabile di tipo char. Questo è uguale al primo carattere della parola? Allora, sto iterando su tutte le 16 caselle e su ciascuna mi chiedo il carattere. Questa contiene una string, quindi potenzialmente più caratteri, poi io so che sarà uno solo, ma vado a prendere il primo, che sarà anche lui. Il carattere contenuto nella quota alla posizione P è uguale, ho portato i teri, al carattere della prima posizione della parola word, che potenzialmente sarà più lunga. Se no, non mi interessa questa casella, in questa parte. Se sì, vabbè, andiamo a vedere se la parola contiene. Quindi se sì, devo andare a cercare, chiamiamola check word ricorsiva, se da questa posizione in avanti, da questa posizione, riesco ad andare avanti, partendo questa volta dal secondo carattere anziché dal primo. Adesso poi i parametri di questa funzione ricorsiva li vediamo tra un secondo. Questa qua mi darà un valore che mi dice, anche lei booleano, l'ho trovato o non l'ho trovato. E se l'ho trovato, ritorna, non devo più andare avanti, ho trovato che c'è. Quindi if found return true. Quindi io dico, la prima casella l'ho trovata, il primo carattere l'ho trovato. Chiamo un'altra funzione che mi dice, gli altri, sei riuscito a metterli a posto? Lei mi dirà sì o no. Se mi dirà sì, allora la prima ce l'ho, gli altri lei mi ha detto che li ha trovati, quindi l'ho trovata. Ritorna a me. Se invece mi dice no,
non l'ha trovato, non è riuscito a piazzare quei successivi, allora attenzione, non faccio il ritorno falso, perché ho fatto un tentativo, quel tentativo è fallito. Non posso dire, se il primo tentativo fallisce, allora la parola non c'è. No, devo andare avanti con gli altri tentativi. Quindi, non fate l'errore di mettere una cosa del genere. Perché questo significherebbe, ho trovato la prima lettera, ho fatto un tentativo di piazzare le altre e non è riuscito, quindi la parola non c'è. No, perché possono esserci altre posizioni di partenza, perché la stessa lettera può esserci più punti, e quindi devo provarle tutte prima di dire al mio chiamante la parola non c'è. Quindi se c'è, bene, e mi fermo ed esco e ho finito. Se non c'è, vado avanti con l'iterazione. Quindi se in almeno un'iterazione ho trovato la casella giusta e le lettere successive ricorsivamente sono riuscito a piazzarle, allora avrò detto true, l'ho trovata. Se in nessuna di queste iterazioni sono passato da questo return true, vuol dire che tutti i tentativi che ho fatto sono falliti. E allora, legittimamente, avendo fatto tutti i tentativi che dovevo fare ed essendo questi falliti tutti, dico non c'è. Quindi se sono fortunato da quel ciclo for non esco mai, non termina mai perché incontra la soluzione prima. Se sono sfortunato, fortunato io, è l'utente beduino che ha messo la parola sbagliata, e se l'utente sbaglia, e allora questo ciclo for andrà a vuoto perché farà tutti i tentativi su tutte le 16 caselle e tutte falliranno. O perché la prima lettera è sbagliata o perché quelle successive non è riuscito a piazzare. Allora, questo finisce il lavoro sulla prima lettera. Il resto del lavoro lo fa questo signore qua. Allora, questo signore fa, qua, è quello difficile da fare, ma poi fai ridere, non è che... Noi pensiamolo come il signore che riceve il compito di posizionare la prossima lettera. Sarà la seconda lettera della parola. Ma poi dalla seconda voglio posizionare la terza, posizionare la quarta e così via. È una funzione che sa che se viene chiamata, le prime lettere, il primo pezzo della parola è già stato messo. Ok? È già stato posizionato. E lei deve provare a posizionare il resto. Quindi la prossima lettera e poi quelle successive. Quelle successive ricorsivamente delegherà di nuovo a una coppia di se stesso ricorsivamente più basso. Allora, di che cosa ha bisogno questo signore? Innanzitutto è una funzione che sarà privata, booleana. Cosa ha bisogno di sapere? Beh, la board la conosce, perché siamo dentro la classe in cui è definita. Quindi non le devo passare. La parola devo passargliela. Dovrò dirgli fin dove sono arrivati, fin dove sono arrivato. Cioè, ho piazzato la prima lettera e l'ho piazzata qui. Ho piazzato le prime due lettere e le ho piazzate qui. In realtà lui non è che serve a sapere tutte dove le ha piazzate, ma l'ultima, perché deve muoversi a partire da lì. Quindi gli passerò la posizione precedente e un n, lo chiamiamolo n, o sì, numero di lettere che ho già piazzato. Quindi scriviamolo. Allora, ricerca nella scacchiera, nella griglia, se a partire dalla posizione fetch, che è un parametro, è possibile piazzare il resto della stringa word sapendo che le prime
n let lettere sono già state posizionate. Dimmi. Ci manca un parametro. Quindi, cosa facciamo? Essenzialmente lui dovrà dire, io sono nella posizione precedente, vado a vedere, devo posizionare la lettera successiva, no? Questo qua è il carattere che devo cercare. Devo cercare questo nelle celle, sto ancora scrivendo in italiano, adiacenti a fresh. Giusto? La prima volta, quindi la prima chiamata di questa parola qua, gli dovrò passare, la parola è sempre la stessa. La posizione da cui ripartire è la posizione P che ho appena trovato, in cui ho trovato la prima lettera. Le lettere già piazzate sono quelle nella posizione 0. Vediamo se ci quadra. Ricerca una griglia, se a partire dalla posizione P, cioè quella che conteneva la prima lettera, è possibile piazzare sulla stringa sapendo che le prime... Ecco, questo qua è ambiguo, mi sono accorto che è ambiguo. Se ho già piazzato n let, rappresenta la posizione della lettera che ho già piazzato, o c'è scritto qua, le prime n let lettere sono già piazzate, è il numero di lettere che ho già piazzato. Scegliamone una, perché se poi ci sbagliamo a definirlo, allora, chi mi è venuto a scrivere 0 perché dire io ho già piazzato la lettera di indice 0. La funzione in realtà diceva, n let è il numero di lettere che ho già piazzato, quindi in questo caso 1. Facciamo fede alla definizione, 1. Mi dice, di questa parola ho già piazzato una lettera, cioè la prima, e l'ho piazzata nella posizione P. Ok? Adesso cosa dovrò fare? Beh, dovrò fare questo lavoro qui, quindi sarà una cosa del tipo, i vicini di P li calcolo in qualche modo, vicini di P, di Prec. Adesso inventiamo come far calcolarli, e poi per tutte le posizioni, chiamiamole Q, che fanno parte dei vicini, okay? Quindi io ho una posizione precedente, vado a vedere tutti i vicini, tutte le celle delle posizioni vicine, e per ciascuna posizione vicina mi chiedo, tu posizione vicina, contieni per caso la lettera successiva? Quindi faccio esattamente un test molto simile a questo. If board.get di q.charat di 0, cioè il carattere contenuto nel vicino, che sto considerando, ne ho tanti, considero uno per uno, è la prossima lettera che sto cercando. Quindi la lettera di word.charat di numero lettera. Adesso qua stiamo giocando con gli indici degli array, se n let uguale 1, vuol dire che il chiamante ha già piazzato una lettera, cioè quella di indice 0. E quindi la lettera che devo piazzare io è quella che è indice 1. Quindi va bene 1. Se n let 5,
vuol dire che il mio chiamante ha già piazzato 5 lettere nelle posizioni che corrispondono ai caratteri da 0 a 4. Quello che devo piazzare io è la sesta lettera nella posizione 5. Quindi la posizione nella quale cercare la prossima lettera coincide con il numero, numericamente come valore, con il numero di lettere che sono già state piazzate. Per quello che qua non ce n'è un più uno né un meno. E mi chiedo, allora, nella... Perché piangi qua? Cos'è? Board.get? Ah, ma perché c'erano gli errori prima, non mi sembra. Vabbè. Perché prima si sono scritte schifezze. Adesso, se c'è, vuol dire che sono riuscito a fare un passettino avanti. In uno dei vicini, ho trovato, almeno uno dei vicini, ho trovato la prossima lettera da piazzare. Posso dire che ho trovato la parola? No, devo ancora cercare oltre. Ma allora potrò dire, chiamare check word recursive, dicendo, caro mio, la mia parola, sono andato avanti un pezzo, quindi ho la posizione Q, ho trovato la lettera, ho piazzato una lettera in più. Tu lo puoi trovare o no? Uguale. Se l'hai trovato, ritorna vero. Quindi, se vengo chiamato con n letto uguale 1, vuol dire che devo posizionare la seconda lettera, quella della posizione word di 0, word.charaf di 1. E la cerco tra gli adiacenti della posizione precedente. Se ho trovato la seconda lettera, dico bene, adesso però tu, altra funzione, mi cerchi di piazzare dalla terza in poi. Partendo dalla posizione Q a cui io ho piazzato la seconda, e sapendo che io ho già piazzato due lettere. Quindi la 0 e 1 non guardare più, guarda la lettera in posizione. Se tu mi dici che dalla terza in poi sei riuscito a piazzarla, beh, io la seconda l'ho piazzata io e la prima l'ha piazzata chi mi ha chiamato. E quindi siamo a posto. Giusto? È qui che viene il mal di testa, non altrove. Se no, se tutti questi tentativi, se in tutti i vicini che in cui cerco non c'è mai il carattere, oppure c'è il carattere, ma quindi trovo, vado avanti in una posizione, ma poi in quelle successive mi dicono che non si riesce, allora non l'ho trovato. Quando è che termina questa ricorsione? Perché finora ho fatto una ricorsione che va avanti all'infinito. Quando è che la funzione, ricordiamoci, la ricorsione termina nel caso triviale? Nel caso in cui io so dire, semplicemente guardando i parametri della funzione, ah vabbè, l'ho trovato. Cioè, quando? Vabbè, quando il numero di lettere che chi mi ha chiamato dice di aver già trovato, è uguale alla lunghezza della parola. Se mi dicono, guarda, cerca le prossime lettere di questa parola, la parola è di 6 lettere, io ne ho già trovate 6. Dico, è facile, è trovata. Se invece lui mi dice, la parola è di 6 lettere, io ne ho trovate 5, allora devo ancora fare del lavoro per trovare la 6. Però se, e questo lo faccio prima di tutto, se il numero di lettere già trovato è uguale alla lunghezza della parola, l'ho trovato. Quindi giù nella ricorsione c'è qualcuno che dice, ah, siamo arrivati alla fine della parola, l'ho trovata. Questo return true
Ve lo vedete che risale. Sono giù 8 livelli di ricorsione in basso, se la parola è lunga 8, anzi 9, se la parola è 8 va arrivo al 9 livello di ricorsione, e alla fine qualcuno mi dice sì, è vero. Questo return true arriva direttamente qui, e quindi chi mi ha chiamato dice bene, quello sotto l'ha trovato, non finisco neanche il ciclo for, ritorno al suo chiamante, il quale era bloccato nel ciclo for, che dice no, non finisco neanche il ciclo for, ritorno, perché l'ho trovato, e così via, fino ad arrivare qua, dove eravamo nella check word, quella di partenza, che anche lei dice non finisco il ciclo for, ma ritorno true a chi? A controller, al main, a chi aveva la malsana curiosità di sapere se questa parola era una scacchiera oppure no. Ok? Quindi c'è la condizione di terminazione. Se i caratteri da posizionare sono 0, li ho già posizionati tutti, vuol dire che il compito è compiuto, l'ho fatto, c'è, sono riuscito. Se i caratteri da posizionare sono almeno 1, vabbè, devo farlo. Almeno 1 lo devo posizionare in una delle celle precedenti a quella già vista. Allora, sta roba qui, cosa mi manca? Questo qua è semplicemente un commento, quindi lo possiamo mettere così. Se no, qui non metto nessun else perché tanto avevo un return, quindi vado avanti solo se questo era falso. Come trovo i vicini di precedente? Lo chiedo al precedente. No, chiedo lui, senti, chi sono i tuoi vicini? Sarà un elenco di posizioni. Vi piace un metodo di questo genere? Cara casella precedente, dimmi chi sono i tuoi vicini. E lei ti dà una lista delle posizioni vicine. È ovvio che questo metodo lo dobbiamo scrivere, ma sarà quello che dalla riga colonna, la sua posizione la conosce, riga colonna, farà riga meno 1, colonna meno 1, riga più 1, colonna eccetera, eccetera. Quindi tutte le 8 posizioni nell'intorno della posizione corrente, purché non superino i limiti della griglia. Giusto? Qui. Però come codice possiamo ragionarlo così. Mi dà una lista di vicini, beh, questo metodo devo implementarlo. Mettiamolo finto, fasullo, qua solo per non avere l'errore di compilazione. Ah, è scemo, perché non è parentesi quadra, è parentesi tonda. Quindi questo, al netto di costruire questa funzione getVicini, dovrebbe risolvere il problema. Questo getVicini è il passo divide del divideTiper. Cioè, ho un problema, ha 8 alternative, quindi creo le alternative, definisco quali sono i prossimi passi leciti e poi uno per uno li faccio questi passi, provo a farli. Provo a farli, nel senso che se ha senso farli, cioè se la lettera che sto per calpestare è giusta, la calpesto. Se non ha senso, se la lettera è sbagliata, vabbè, quei vicini lì erano vicini potenziali, ma non va bene perché non ci posso andare sopra. GetVicini che fa? GetVicini crea una lista di pose
chiamiamolo vicini, in cui ci va a mettere tutti gli elementi adiacenti, no? Quindi, allora, siamo dentro l'oggetto POS. L'oggetto POS cos'è? Riga colonna. Quindi io ho una riga e una colonna. Il mio vicino chi è? Quello che ha una riga sopra. Quindi potrei dire vicini.add new POS row-1 colonna. Giusto? Solo che attenzione che se sono già sulla prima riga non va bene. Che non ce n'è quello sopra. Quindi questa cosa qua la posso fare solamente se la mia riga è maggiore di 0. E se la mia colonna è maggiore di 0, posso prendere tra i miei vicini c'è quello alla mia sinistra. Quindi stessa riga, colonna meno 1. Sinistra, basso, destra. In basso ho un problema. Cioè, potrò dire vicini.add new pos row più 1 col se la riga non è l'ultima. Per sapere se sono sull'ultima riga devo sapere quanto è grossa la scacchiera. L'oggetto pos non lo sa. Quindi qua lui deve avere questa informazione. Se row è minore di size meno 1. Size meno 1 è l'ultima riga, deve essere minore l'ultima riga. Però sto size che glielo dice? E qui in realtà abbiamo due possibilità. O glielo diciamo al momento del costruttore, quando costruiamo l'oggetto, oppure glielo diciamo al momento di questa chiamata qua. Nessuno dei due mi piace tanto, ma arrivati a questo punto mi sembra più comodo farlo qua. Ci servirebbe un oggetto ancora diverso da POS, ma è una POS dentro la griglia, un oggetto POS che sappia anche la dimensione. È stato un sottoclasse, ma non andiamo a distruggerlo adesso. Quindi ho solo bisogno di conoscere questa informazione che il modello conosce benissimo. Quindi il model per chiedere get vicini, per chiedere all'oggetto pos dimmi che sono i tuoi vicini, deve fare la cortesia di dirgli quanto è grossa la griglia. E poi anche qua diciamo abbiamo detto in alto a sinistra, in basso a destra, se colonna è minore di size meno 1, vicini.add new pos stessa riga colonna più 1. E poi, poi devo ancora aggiungere 4 diagonali. In alto a sinistra, in basso, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso a destra devo. Però visto che il tempo è finito, scriviamolo così. Per ora mi posso muovere solamente, no, in alto, in basso, sinistra, destra, non ancora in diagonale. Ma si tratta di aggiungere 4 righe come queste, ovviamente, sempre controllando. Se non sono nella prima riga, posso andare in alto, sinistra, così. Se non sono nella prima riga né nella prima colonna. Proviamo a fare una, possiamo fare una prova. Possiamo chiedere model.checkword, senti, c'è la parola che si chiama A?
In questo caso è molto semplice, perché non, purtroppo, ecco, in questo caso mi dice ha trovata. Se rifacessi eseguire il programma, magari non me la trova. Perché in questo caso, rilanciandolo, casualmente ha messo delle lettere diverse. Per vedere se funziona ricorsivamente, dovrei provare con delle stringhe più lunghe, ma capite che è molto difficile riuscire a imbroccare già anche solo, ah beh, questo, il culo delle 2,5, la stringa AB mi dice che l'ha trovata, perché A era in posizione 2,1 e c'era la B in posizione, guarda che c'erano due diverse, ma almeno una delle due, quella in posizione 2,2, era adiacente alla A. Quest'altra c'è, ma non è adiacente alla A. Per fare qualche test in più dovremmo implementare perlomeno un metodo che mi crei, beh, o che permetta all'utente di inserire la parola, e questo lo possiamo fare agganciandolo all'interfaccia, basta un quarto d'ora di lavoro e lo possiamo fare, oppure un metodo non random grid, ma griglia predeterminata. La metto io, la decido a mano, no? È per quello che io la griglia non la faccio, non l'ho voluto far creare nel costruttore, ma con metodi separati, perché posso avere criteri diversi per creare una griglia. Allora, il criterio è, la creo io che la conosco, e così poi nel mio diciamo così, metodo di test faccio delle prove, gli faccio cercare delle parole che sono sicuro che ci sono, che sono sicuro che non ci siano. E così vedo se funziona. Ok? Allora, come sempre, nella ricorsione, alla fine abbiamo scritto, ho detto 6 righe, forse sono 8, no? Di procedura ricorsiva. E altrettante del chiamante, forse ancora meno per il passo 1. Quindi gli algoritmi ricorsivi sono molto compatti, sono molto densi ma molto compatti. Molto del lavoro che abbiamo fatto è stato di costruire la mappa, la posizione, eccetera, eccetera. Questo qui non è finito, poi vi lascio, per due motivi. Uno, non è agganciato all'interfaccia grafica, va bene. L'altro è l'osservazione che ha detto lui prima. Dice, attenzione che questo qua non rispetta le regole del gioco, perché questa procedura ricorsiva può trovare delle parole riusando più volte la stessa casella. Se io cerco A, B, A, lui potrebbe fare A, B e torno indietro sull'A. Perché la procedura ricorsiva cerca su tutti gli adiacenti, i vicini della posizione corrente, compreso il vicino da cui provenivo. E da quello a sua volta può ancora andare indietro sul vicino da cui provenivo ancora, eccetera, eccetera. Allora, questo, in questo caso specifico, non crea dei loop infiniti. Si potrebbe andare avanti e indietro per sempre, perché la parola via via la consumo. E quindi a un certo punto, dopo tanti livelli di ricorsione, contare la lunghezza della parola, ho finito. Però chiaramente mi dà dei falsi positivi, mi dà delle soluzioni dove non ci sarebbero. Allora, per farlo bene, per completarlo, bisogna aggiungere ancora un insieme che tenga traccia delle caselle già visitate. E ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva dico, ok, questa qui l'ho già visitata, quindi è tabù non considerarla. Se salta fuori tra i vicini, cancella. Ok? Adesso ci separiamo, io lo finisco e poi adesso vi metto a disposizione questo, poi vi metto a disposizione quello completo, ma voi anche potete provare a finirlo. Nel testo che metterò a disposizione ci sono tutta una serie di piccole estensioni, potete perdere l'esercizio 2 che comprende il database, lo farete domani in laboratorio, ma di giochini, di piccole estensioni da fare a partire da questo, quando l'avete completato.